E soprattutto ragazzi, benvenuti in questa nuova edizione di Giallo. E credo che, vabbè, Lavas credo che dopo questo episodio me lo alleno tranquillamente in off-level. Dopo questo episodio credo che al prossimo episodio credo che faremo proprio questo, tipo affronteremo proprio la quest della centrale elettrica, cioè dopo aver vinto almeno la sesta medaglia. E aspirante campione, poi come diciamo, io non lo so, ma forse, ma poteri pari non male. Ma quando vivo lotto sono debole, per questo che ho tolto il Tumanciano in squadra. Tumanciano. E troppo prima ancora di alzare il punto. Di questa generazione tipo psico ha una debolezza, eh. Non so, cioè tutti tipo pure è stato scoperto nella seconda generazione. Sabine è giovane, ma è già il nostro capo. Non arriverai a lei così. Quindi tipo psico nella prima generazione ha una debolezza loro. Ah, però Slowpoke di tipo acqua psico, eh, anche tranquillamente. Ma adesso vedremo andare in campo il nostro topino giallo. Ragazzi, siamo giunti, siamo quasi proprio alla fine, mamma mia, alla fine della questa serie. Questa serie let's play, mamma mia, serio, sto finendo prima questa serie let's play di Pokémon Giallo, che è quella di, infatti, perché sto farmando proprio come un pazzo, mi fa offendersi che sto farmando proprio come un pazzo le materie oscure per fiocco, poi ho trovato un modo per farmare leggermente più facilmente le materie oscure, tipo cioè tipo battere proprio il mostro dello Zolab chiamato Sonnellino. Tipo a ripetizione, proprio all'infinito. E farmare un po' più facilmente le pare. E posso, beh, cercando anche di farmare anche la livello ignoto, eh. Per accappiare, ma poi vedrete che poi penso, non so quando lo registrerò i prossimi episodi di Final Fantasy X, proprio post Dark Unico per compilation. Vabbè, no. Siamo un let's play di Giallo qua, dai. Non parliamo proprio di altri giochi. Guarda, fatto poi mi domanda chissà come saranno proprio i remake. Tipo per la splendente diamante lucente. Ci ho letto notizie che ahimè purtroppo metteranno a condividere esperienza anche su diamante lucente per la splendente. La mia auguro che non sarà una delusione proprio come scudo e spada, eh. Anche se non so, perché c'è probabilmente c'è chi piace Pokémon scudo e spada, eh. Anche se si tratta che cioè, non ho mai giocato a scudo e spada, però. Però ne ho sentito parlare che si tratta di un gioco Pokémon più, cioè la generazione più, cioè, che poi è l'ultima generazione, scudo e spada, guarda. Quasi usa ripresa per ricaricare. Ok, qua penso che il nostro dominicano sarà un problema. No,
schermo, ti uso il suo nome. Così Pikachu sarà più veloce. Pikachu. Ok. Tra l'altro Pikachu resiste a... Ah no, ma è debole agli attacchi fisici, però carota. Era completamente scordato. Cioè tipo psico è... C'è una difesa... Difesa da pollo. E bene, forse è sconsigliato perché è di tipo... Anche di tipo veleno. Pare che... Vabbè, Snorlax là. Contro Sabrina. Potere da solo non basta. Ho già 6 minuti di registrazione. Chi che vuole lottare? Mister Mime. Poi nella quarta generazione hanno aggiunto la pre-evoluzione di Mister Mime. Scoperto proprio durante le live. Ok. Ok, il tiro psico allora è debole, non lo deboliamo. Una difesa fisica bassa. Era male che non ho usato psicoraggio comunque. Non ci credo. Ok, tanto proprio di psiche danno poco. Speriamo di... Oh, ci sono anche le medium. Tu facciamo lottare il nostro. Mi aspettavo di trovare le medium. Quella là che c'erano... Quella che abbiamo incontrato... dalla torre Pokémon. Oh, allora Gasly è di tipo puro. Spettro puro mi pare. Ok. Non so se mi conviene usare un altro psico perché... Non voglio spiegare un altro... PS. Cioè, Blackbeard. Non voglio spiegare un altro PP. Solo casi. Non vorrei velocizzare le lotte delle le battaglie nelle palestre, no? O sempre per... E ti pareva che non l'hanno aumentato. O dai, visto che... Dai. Speravo che la pass... Ante. Evoluzione di... Ok. Volevo velocizzare ma... Siamo già quasi a 10 stasera. Non voglio che... Ok, Master Pola dai la conservo per... Problema azzeccare le trasporti giusti. Ma come sono gli aspetti degli allenatori? Dove devono essere forti? Se questo c'ha solo manga, togliamo il mezzo, no. C'ha pure mangia sogni! Non me l'aspetto. E dai, non me l'aspettavo. Questo è un vero problema. Ma sono alle strette, allora. No, nemmeno le ricariche qualche ricarica totale. Ricarica totale.
su Snorlax, sperando che non si addormenta di più. Ok, ce l'ho fatta. La presenza fenomenale è famosa per il paranormale. Volete vedere la sabbia? Lo so. No, non avevo previsto che anche quel psiche. Ma il problema non so dove trovare il trasporto giusto per andare a sabbia. O di qua forse. La mia è più giovane di me, ma la rispetto. Ma porca puttana, basta lo stesso tiraggio. Ok, dai. Niente, è difficile da azzeccare i trasporti giusti, eh. Non è questo. Cangela. Eccolo qui. Prima un salvataggino, non si può mai sapere. Dai, speriamo di vincere la stessa palestra, cioè la stessa medaglia. Adesso poi, meglio che mi curo. Vuole la squadra. Andiamo per prima. Blastoise, che livello un po' basso, ma credo che non fu camera prima di registrare il prossimo episodio. Credo che mi allenerò Laplace. Beh, Laplace non pure buono, non userò un appuratore Laplace, visto che di mannaggia, pensavo che era di livello già alto. Appena, tipo mi aspettavo tipo di livello 30. Ha avuto la visione del tuo arrivo. Che da bambina avevo poteri paranormali. Prima ho imparato a piegare i cucchiai col pensiero. Odio lottare, ma se vuoi ti mostro i miei poteri. Cioè, praticamente allora sarà. Sabrina è già un adulto. Questo nella prima generazione. Andiamo a lottare. Livello 50! Camiseria! Questo è un problema allora, no? Che avevo già avuto parecchi problemi contro nella palestra precedente. Tipo contro. Aspetta. Ok, questa. Ok, Sabina Abracadabra è alla casa. Alla Kazam sarà di livello più alto probabilmente. Ok. Ok, ho usato la difesa X su Kadabra, non riuscirà a resistere. Sfasciato proprio. Sabrina, a meno che non riusciamo. Con. Ok, tutti di livello 50. Vediamo se è una mossa potente. Blastoise fallisce a causa della pressione ridotta con Flash. Però Lapras potrei anche usarlo per. Visto che Lapras è di livello 5, potrei anche usarlo per sfruttare il glitch di Mew, a meno che
sperando che non lo faccia, non lo riduce tutti i PS in un colpo. Niente, resiste la Kazam. Devo comprare anch'io degli strumenti rotti. Ok, abbiamo fatto brutto colpo. Ah, ecco perché il riflesso gli ha fatto aumentare. Sia difesa speciale che difesa fisica di più che difesa speciale. Non ci credo, ma non nego la disfatta. Non mi sono data molto da fare per vincere. Un ferito? Ok, medaglia palude. E sono 6, dai. Neanche la Lega Pokémon è vicino. Con la medaglia palude tutti i Pokémon fino a livello 70 ti obbediranno. Compresi quelli là scambiati, ma c'è. Cioè, livello 70 quelli là che scambiati. Quei più forti ignoreranno gli ordini in battaglia. Non le hai troppo i tuoi Pokémon, infatti. Non devo superare Pedro. Tutta la mia squadra a 70. Aspetta, prendi questo MT. Di che si tratta? Psico-onda, potrei farlo imparare a Snorlax. Sempre se può impararlo. Sono potenti onde psichiche per arrecare danni. E ok, ragazzi. Tutti hanno parete parata al normale, ma non lo sanno. Ok. E finalmente abbiamo vinto la sesta medaglia. Non so se puntare già verso la settima medaglia oppure. Tra l'altro qua non so come uscire. Dai, al prossimo episodio. Va bene. Un altro episodio episodio dedicato, cioè nel prossimo episodio affronterò la quest della centrale elettrica. Ma qua stiamo tornando di nuovo dalla cava palestra. Vabbè dai, tenterò di uscire in off camera, ma fermi qui sta gameplay di questa let's play di Pokémon Giallo mentre cerco di uscire. Ah, ma io posso fare pur sempre una fune di fuga. E uscire. Cioè, mo ci ho. Mi è venuto in mente. Ok, ragazzi. Termina qui anche questa let's play di Pokémon Giallo. Da vostro come è tutto. E ci becchiamo alla prossima.